E quando queste cose vengono affrontate nei tavoli di discussione, la Fiat dice tranquillamente, se non va bene una politica di questo tipo, noi non abbiamo nessun tipo di problema, perché abbiamo stabilimenti in Polonia, stabilimenti in Turchia, stabilimenti in Serbia, che non vedono l'ora di avere la possibilità di lavorare e quindi utilizzano questa arma per spaventare i lavoratori, quindi facendo saltare quello che è il filo che la solidarietà dovrebbe tenere uniti i lavoratori. Quindi questo è il vero dramma che stiamo vivendo in questo momento. Ed è una cosa comune in tutti gli stabilimenti della Fiat. Sia dove c'è il lavoro che dove non c'è il lavoro. Tutti quanti stiamo aspettando il 22 di dicembre, quando a Palazzo Chigi la Fiat presenterà il suo piano industriale. E dalle anticipazioni che l'amministratore delegato Marchionne ha fatto, sono dichiarazioni che, anticipazioni che ci preoccupano un poco, soprattutto per lo stabilimento di Termini Imerese, dove Marchionne ha dichiarato che non si faranno più auto. La preoccupazione è per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, che i lavoratori stanno toccando con mano quello che è l'effetto della crisi. Sappiamo che l'amministratore delegato Marchionne è molto impegnato negli Stati Uniti con l'operazione Chrysler e quindi guardiamo con preoccupazione quello che è il giorno 22 dove la Fiat presenterà il suo piano industriale. Per quanto riguarda il nostro piano industriale, è chiaro che noi guardiamo solo il pezzettino che si riguarda perché è un'anticipazione e neanche ufficiale, lo stabilimento di Tolmezzo non dovrebbe avere ripercussioni. Perché, come dicevo prima, il prodotto che esce dallo stabilimento di Tolmezzo è assolutamente competitivo e che serve prodotti di alta gamma. Cioè, questo per farvi capire che in un momento di crisi molto alto in tutto il mondo, comunque le auto costose si vendono comunque ancora molto bene. Questa è la prova che nei momenti di crisi chi ha tanti soldi ne guadagna ancora di più e non ha nessun problema a cambiare l'auto, mentre i problemi ci sono forse per chi i soldi ne ha pochi e continuerà a averne pochi se non ancora di meno. Io prima di venire in questa riunione ho ricevuto una telefonata da Enzo Masini che assieme a Gianni Rinaldini segue il settore dell'auto, in particolare la Fiat, e vi porta il saluto. Vi porta il saluto e tutta la solidarietà per una situazione che è assolutamente drammatica. Certo, sentite le vostre storie, le nostre sembrano molto più piccole e ridotte, però noi sappiamo che il rischio è molto alto. E sappiamo anche come opera la Fiat. La Fiat è quella fabbrica che ha determinato la politica economica dal dopoguerra fino ad oggi in questo paese. È una casa automobilistica, è un'industria che comunque dal governo italiano ha ricevuto molto, moltissimo voglio dire. E sappiamo come si comporta. Probabilmente col governo serbo ha fatto la stessa cosa. Nel piccolo che può essere il rapporto. Però diciamo che la politica è questa. C'è un filo conduttore. Sfruttare fino che si può. Sfruttare fino che si può e poi se la cosa non funziona si abbandona. Dopo aver lasciato poi il deserto. Quindi la politica della Fiat, ma non è solo della Fiat,
lo vediamo che poi anche nella la politica confindustriale italiana, che detta poi le politiche industriali anche al governo, è quella di dividere i lavoratori, di renderli sempre più deboli, per poterli controllare di più. Ed è questo che noi dobbiamo combattere. È questo che dobbiamo poi noi unificare quelle che sono le lotte per essere più forti e cercare di determinare una politica economica diversa. È molto difficile. Qualcuno dice che è impossibile, ma io penso che assieme possiamo e dobbiamo farcela. Io vi ringrazio anche per averci fatto così rendere partecipi della vostra situazione, che è veramente difficile. Io penso che quando i lavoratori di Automotive Lighting torneranno nel loro stabilimento, racconteranno quello che hanno visto e quello che hanno sentito da voi. E penso che sia un'esperienza che sia molto utile. A nome dei lavoratori di Automotive Lighting, vi ringrazio di essere qua. Vi facciamo naturalmente i migliori auguri affinché la situazione si normalizzi e si perfezioni, si risolva nella maniera migliore, e contiamo di vederci probabilmente anche la prossima volta. Vediamo se riusciamo a fare o ad organizzare prossimamente un incontro anche a Tolmezzo. Vi ringrazio e vi saluto. Solo due parole. Allora, siccome non si tratta di una conferenza stampa o qualcosa del genere, possiamo parlare anche tra gli amici, diciamo, compagni anche. Questo intervento mi ha spinto di dire questa cosa. Nel mese di maggio di quest'anno siamo stati partecipi ad un incontro a Torino, al quale erano presenti i sindacalisti di tutte le fabbriche Fiat nel mondo, Brasile, Spagna, Turchia, Polonia, Termini Imerese, Pomigliano d'Arco, eccetera. E in quella occasione noi avevamo l'intenzione, abbiamo tentato di fare scambiando questo tipo di esperienze, di stilare una piattaforma comune, un accordo quadro nel quale sarebbero stabiliti i diritti minimi garantiti per tutti i lavoratori Fiat nel mondo, al di là del paese, e si è parlato di un gruppo comune dove sarebbero partecipi tutti i sindacati di tutte le fabbriche, che sarebbe la parte di negoziazione con la Fiat. E ne abbiamo discusso per ben 3 giorni.